Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, nuovo episodio della nostra partita in Europa Universalis 4 con Golden Horde. Allora, siamo in guerra con il Commonwealth e tutti i suoi alleati del cacchio, quindi un bel po' di gente. Austria, Venezia, Toscana e via dicendo. Allora, in realtà io sto aspettando di capire che pace fare, perché il discorso è questo. Intanto ieri non mi ricordo cosa avevo fatto, però vabbè, la pace. Pensavo di prendere tipo questo, però in realtà ovviamente gli ottomani non sono contenti e perdono trust. Allora, qua c'è da fare un discorso un po' più lungo. Secondo me, a livello di partita, mi conviene tenere gli ottomani buoni ancora per 70 anni. 75 anni, quando arriva il disastro. Quindi, piuttosto, anzi, alzerei la trust. Tanto ora li sorpassiamo, ci pigliamo noi l'Africa. In Europa li sorpasso di qua, arrivando per primo in Austria, e quindi dovremo tenerli chiusi. Per far ciò dobbiamo sacrificare l'Italia, o comunque Venezia. Perché sarà per forza così. Quindi sì. Poi mi sono allato con l'Ungheria, ma non so se è stata una buona idea. Quindi penso che possiamo anche rompere l'alleanza, solo se però riesco a isolarli. Allora, vediamo un attimo. Ottomani, voi avete qualche claim? Sì, allora avete claim qui, 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 qui. Quindi non prenderò mai la Bessarabia fin tanto che c'è sul claim, ma non penso sia permanent. Io non mi ricordo le missioni a memoria di Ottomani. 601. No, sono claim normali, diciamo, 601. Quindi dopo il 601 che non hai più il claim, non lo desideri più. Se no col claim lo desidereresti sempre. Allora io direi che adesso ci concentriamo sulla Toscana e l'Austria la buttiamo fuori. E probabilmente prenderò per me più cose possibile qui. Tra l'altro, Vilnius, qua. 34 di dev, ragazzi, vuol dire che facciamo la missione quella del razziamento totale. Che ora non troverò mai, il primo colpo. Però vuol dire che lo facciamo. Perfetto. Quindi qui così e boh. Questo di sicuro e Smolensk di sicuro. Così abbiamo il controllo di questo nodo commerciale. Poi io francamente andrei a fregarmene del fatto che gli ottomani hanno cliccato qua e li chiuderei così. Tipo una cosa di questo tipo. Ovviamente così non va bene che troppo. E diamo agli ottomani tanta roba quanto gli serve per essere felici. Adesso aspettiamo che occupino tutta questa parte. Gli diamo la Croazia sostanzialmente loro. Magari non la Croazia. No, la Croazia per forza, perché almeno voglio fare la pace separata con Austria e Toscana. Venezia non farò la pace separata. Vuol dire rinunciare ai soldi veneti, ma siamo quasi arrivati al momento in cui i soldi non me ne faccio più niente, secondo me. Va bene, dai. Togliamo la pausa. Andiamo qui. Qua picchiamo un po' di ribelli. Anzi, potremmo anche fregarcene, tanto questa zona qua viene di sicuro ridata a me. Picchia solo questi. Legalismo, grazie. Wow. E 20 ribelli, uno di fiera l'altro. Allora, vedi qua. Anzi, cerca di ammazzare un po' di questi cosi, così facciamo un po' di war score. Recupera quelli, qua l'hai fatto. Ok, vieni qui che attacchiamo i mamelucchi noi mentre siamo in procinto. Cerchiamo di alzare la war participation. Quando cade Ferrara, perfetto. Ok, andiamo a Firenze. Qua non ci sono più loro truppe. Convertiamo qui. 5 ducati. Muscat. Qua. Ok. E poi facciamo. Sì, questo. Cioè, gli altri sono letteralmente inutili. Questo qua, se dovessi essere in necessità,
Qua quanto ne avrei io? 20. La flotta veneta è ancora in giro, però sto tenendo sotto scacco quella ottomana, quindi noi ce ne sbattiamo le balle e facciamo così. Non sono le truppe toscane. Ma sì, chi se ne frega delle truppe toscane? Vieni giù anche qua. Te no. Quando cade la Toscana, ci siamo. Tu vieni qui a Milano. Firenze. Ok, Siena. Anzi, facciamo tipo un giro. Prendile, 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 prendile. Sì. Participation che sale. Bello. 38. No. Participation che scende. Vai qui. Vai a prendere quelli. Non ce la faremo mai. Beh, forse sì. Partecipa, partecipa. Porca miseria. No, vai sì. Cacchio. Bravi ottomani. Picchiate i ribelli. Facciamogli fare i ribelli gli ottomani. Ecco qua che hanno occupato tutta la Croazia. Perfetto. Ancora troppo. Rinunciamo a questo. Rinunciamo a questo. Perché Venezia è co-belligerante. Rinunciamo a questo. Ok, così è pari. Così è pari. Potrei volere le tue war reparation però. Cos'è questo? Diplomat Reputation? No. Anche se ero un livello 3, ma va bene così. Ma tu ti prendi questo, io prendo questo. Sì, ci dovrebbe stare, dai. Allora, facciamo un calcolo diverso. Togli i soldi. Io prendo il 54%, quindi tu vuol dire che prendi di meno di me. Ok, 44% e 54%. Diciamo che per la participation va assolutamente bene. Ok, possiamo buttare fuori questa. Un reps, soldi che andranno tutti a quello là. Puoi darmi il trip power? Sì. Annulla l'alleanza con Amburgo. Ok. Siena è caduta. I Mughals! Ok, hanno conquistato Delhi. È successo. Allora, 200 ducati circa su 525. Ci sta. No, ancora participation per me che se ne va. I soldi! Sì! Genova. Soldi. Un reps. Qua della tua trip power non me ne frega nulla. Annulla l'alleanza con... questo. Ferrara. Ferrara no. Svizzera rivale. Che me ne faccio di tutto sto prestigio però? Dammi prestigio. A caso. Più che altro abbiamo allungato la tregua. Ovviamente è fondamentale. Participation! Sì! Cazzarola! Continua a scendere. Chi c'è dentro qua? Ok, solo questi. Ma possiamo far pace a sto punto. Facciamo una prova diversa, allora, non prendo questo, rinuncio ai soldi, non prendo questo, vediamo se c'è qualcosa da 6 che sconfini farò gli ottomani se lo prendo. No, war score. Ah, però gli ottomani, no, vedi che non sono felici, poi non voglio, che cacchio succede? Ah, era Spritz.
Ma in generale, se prendo qualcosa da 6 non gli va bene. Quindi pigliamo questo. Questa qua la lasciamo ancora contestata. Due ducati. E non gli frega niente nessuno. Shagatai, Mamelucchi, Mughals. Sì, va bene. E poi siamo alleati della bestia. Perfetto. Allora, gli ottomani ora hanno un nome gigante. Però noi siamo più belli. Questi riportiamo alla casa. Poi quante truppe ho? Ho già le truppe pronte. Ok, la triga finisce nell'86. Attacchiamo prima questo. Tanto qua c'è da aspettare che questo scenda e non ho assolutamente fretta. L'unica cosa appunto è che adesso non ho più la tregua con i Mughals e potrei attaccare loro. Quelli se ne vanno, preciso, 100%, fischia, non avevo minimamente verificato questa cosa. Allora, questo non lo vado a spendere, quindi pagheremo un po' di più, non mi interessa, qua i punti ci sono. Achievement! 100 punti. Non è arrivato l'achievement. Forse devo far passare un giorno. È arrivato! Ok. Una piramide di teschi, si chiama così. Eccolo qui. Piramide di teschi. As a step horde rise provinces with the last 30 sticacchi. Fatto. Sì. Gliel'abbiamo abbassato da 34 a 23. Porca miseria. È un botto. Comunque, restiamo sotto. Tirazze di coro, tirazze di coro. Tirazze di coro, preciso. Ok. Dai, via. No. Perché i ribelli particolaristi stanno da me? Qua potrei non razziare dove c'è il carbone, ma mi sa che l'ho appena fatto. No, non è vero. Forse l'ho fatto comunque nella volta prima. Ok, carissimo. Dunque, tu vuoi questo? Lo vorrei anch'io. Però non vuoi più nulla a nord e questa cosa rende il tutto fantastico. Io ti alzo la trust. Dovevo controllare se potevo attaccare gli ottomani con te, i Ming, ma di sicuro questa cosa non capita. Lascio questa contestata. No. Togliamola. Però il resto, sti cacchi. Qua invece vuoi sta roba qua, ma questo me lo vado a conquistare. Tu non hai claim, vero? I claim. I claim fino a 606. No, ma adesso lo tocco come Mamelucchi, lo conquisto per me sta roba, che chi me ne frega. Improve relation siamo a 100. Carissimo, allora io su di te non ho più claim, giusto? Però siamo vicini a delle città un po' grosse. Quindi facciamo così. Avrei potuto farlo su Vilnius, a sapere che era così grande, ovviamente. Chupacabra, qua lo facciamo. Sì, il resto non serve. Ci vuole talmente poco. Però adesso ne ho solo 45, quindi posso fare solo questo. Vabbè, questa qua mi sembra quella più alta, così occhio, forse questa, 10. Ok, torno a casa di qua. Ora, il segreto è attaccare i Mamelucchi e occuparli, e fare in modo che gli ottomani non conquistino niente. Tanto gli ottomani sono arrivati fino a Lika. Mi spiace Venezia, ma eri dalla parte sbagliata. Questo con me si vuole alleare? C'è un'alleanza con l'Ungheria, mi serve praticamente a niente, con la Boemia un po' di più. Adesso però questa qua è garantita dal Commonwealth, alleato di Austria, Golden Horde. No, ancora alleato con me no.
Non l'ho di sotto. No, allora teniamo la doppia alleanza. Teniamo la doppia alleanza. Perché sennò loro attaccano l'Ungheria e si ripappano una parte di Commonwealth. Io voglio evitare questa cosa. Però ora confino con la Boemia. Adesso non posso attaccarla perché mi ci sono appena alleato, ma almeno la situazione qua è positiva da ogni punto di vista. Sta cosa non ha senso. Viene andata o no? Voi siete particolaristi del Commonwealth. Cioè non... Andate... Andate via! Razziato, sì, manca solo una provincia. Missioni. Comunque incredibile, 70%. Quindi circa il 30%. Cioè, in realtà non è che un calcolo preciso. Però si riesce a ridurre un bel po'. Brandeburgo attacca il Commonwealth. Che comunque è alleato con Venezia. Che cazzo fichi. Il Papa, attenzione. Vuoi passare? Passa pure. Vuoi liberare questo? Perfetto. Allora, guerra con i mamelucchi. Queste non me ne faccio niente. Shmolesk. Queste li tengo perché ci sono le ribellioni imminenti. Teniamo riga giusto per. Questi va bene. Cioè potrei andare a eliminare questo. Ma per ora teniamo l'oliva. Ok, quanto siamo grandi? 1600. E più che altro che ogni volta che conquisto, in realtà conquisto meno perché razzo tutto. Comunque, volevo dire qua: Designate March 27. Accidenti. Perché poi lui crescerà ancora di un po', ma non tantissimo. Ora faccio crescere la Siria, ma non cresco io. In realtà, la prossima guerra di espansione nostra fra un po'. Allora, qua cosa potremmo fare? Vorrei far questo. Ma qua separatismo ancora due. Triangolo del trade. Two of a kind. Ah, che bello. Allora, 50 punti diplomatici. Allora, prima di buttarvi i punti, dove facciamo dev? Sto guardando questa mappa perché ho tanti punti diplomatici, quindi dovevo decidere in base a questo. Ok, va bene. Allora, qua quanto siamo arrivati ormai? Perché ci sto facendo davvero un botto di 247. E dobbiamo arrivare a 280. Circa. Perfetto. Allora, tu vieni qui. Gennaio, quando finisce la tregua? Maggio. Occupiamo tutto e conquistiamo tutto. Direi che questo può essere un buon piano. E poi dopo attaccheremo magari i Mughals. Però anche qua io non conquisterò niente. Se ci pigliamo solo, mettiamo una tregua. Mettiamo una tregua. Medina, però sei andato con Medina. Medina Mara Sid. Potrei attaccare Medina. Tribal. Ma ci starebbe anche il Reconquest. No, 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 no. Questo è meglio. Cosa cacchio è successo? Cosa cacchio è successo? Ma dai, hanno rotto l'alleanza! Maledetti ottomani! Ma non mi è mica uscito che si era rotta l'alleanza!
Niente, è colpa di questo sultano del cacchio, e tra l'altro è pure giovane, quindi finché c'è lui, loro sono espansivi e aggressivi. Ok, ci serve un alleato decisamente più grosso e c'è da sperare che non si alleino con i Mughals. Però potrebbe capitare. Potrebbe capitare, dobbiamo picchiare i Mughals subito, ma a questo punto guerra totale anche con questi. Vediamo se possiamo allearci con qualcun altro. Deli Mawa Jampur. Media Mahara Sindh. Qualcuno alleato con Vajanagar magari, così non ci troviamo in guerra con Vajanagar. Nessuno dei due. Deli monoprovincia. Vediamo chi c'è oltre questi tre. Baluchistan, Jurat. Ma a me non dispiacerebbe Sindh. Comunque non penso che. Allora, fischia, che casino. Perché? Perché a me? Dunque, tu fai quella cosa lì, vediamo che territori vuoi. Tutti. Ma non posso allearmi con te? 121. Too many diplomatic reputation, neutral attitudine. Proviamo a fare improve. Sti stronzi di ottomani. Cioè, senza dirmelo, e ho buttato via i favori. Comunque non sarei riuscito ad attaccare questo. Guarda un po'. Ma hanno cambiato idea. Cioè, a un certo punto ho detto no, non voglio quella roba. Vabbè. Dai, col paese. Almeno eliminiamo la possibilità di che ci fottano altre terre. Misticismo, qua siamo a 100, allora facciamo così. Devo prendere la tech, direi di no, anche perché ho speso tutti i miei punti. No, perfetto. Allora facciamo così. Cosa me ne faccio di quella roba lì? Conferma, io so cosa me ne faccio. Allora, questo, vediamo se forse il limite è 20. Sì, è 20. Mentre a terra io ho praticamente 3 eserciti da 25 circa. O li aumento o ne faccio un quinto. Io farei un quinto esercito. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4, 5. 6 fa 11. Tortici 20, 25. Ci sta. Se vogliono giocare, gioco anch'io. Allora, tu qui e tu occupa questo. Tra l'altro potrei disegnare anche te come marca. Ottomans, military access. Poi non mi mettono rivale, ma non so perché. Maledetti Ming. Allora, qua c'è un forte. Vediamo un po'. Dobbiamo prepararci alla guerra con gli ottomani. Ne farei un altro qui. Anche se c'è quello in Bessarabia, ma per ora va bene. E magari uno qua. Comunque è assurdo quanto non ci siano rivolte. Cioè, zero.
facciamo improve relation. Per i nostri alleati. Ok, possiamo andare direttamente lì, sì. Fatto un vicevegio di qua. Perfetto, allora, c'è perfetto, minga troppo, però... Dove ero meno 50. Siamo ancora lì così. Qua va bene, qua facciamo così, perfetto. E qua c'è ancora qualcosa di uzbeko che devo conquistare. No, abbiamo letteralmente tutto. Però questo non è ancora uno stato. Neppure questo è uno stato, mi sa, vero? No. Magari devo sistemare un po' questo. Beh, almeno qua gli portiamo via più soldi. Qua ci vorrebbe un nuovo mercante. Perché ora abbiamo il 59%, così spingiamo Novgorod e guadagniamo di più. Potevo conquistare quello, ma cambia poco. Il potere che abbiamo qua a Cracovia va indietro, mi piace. E qua serve un mercante, perché sennò davvero buttiamo via tutto questo potenziale. Il discorso è che non posso spostarlo, cioè San Marcanda serve, qua non ce l'ho. Però se metto, sposto la capitale commerciale a Novgorod, secondo me perdiamo soldi, perché i soldi di Astrakhan, che ora sono tutti miei, vanno in Crimea, dove più di così non è che posso fare davvero, cioè mi manca solo la Bessarabia sostanzialmente. Gli ottomani hanno pochissimo, cioè abbiamo quasi tutto noi, forse un po' il Commonwealth, sì, perché la Moldavia. Diciamo che il Commonwealth fa un po' questo, ha un po' questo problema qua, ma gli ottomani hanno purtroppo un sacco di punti che gli arrivano da Costantinopoli, 42. 42 e mezzo. Quindi sarà un po' tosta. Saranno anni turbolenti perché devo pure attaccare i Ming, quindi potrebbero esserci gli ottomani che alle porte. A questo punto di sicuro non attacco i Ming prima di non essere col loro mandato a zero, perché sì, non voglio avere un nemico forte e dobbiamo spezzare la schiena ai Mughals. Ora conquistiamo Medina e i Mughals prima che questi si allenino con gli ottomani. Malva è una guerra grossa questa. Ma si è alleato con Sindh, Jaipur contro Malva. Potrei allearmi io con Jaipur. Cioè non è che faccio proprio schifo Jaipur. Però dai, almeno diventa un pochino più piccante la partita. Peccato perché sarebbe stato ovviamente molto più semplice giocare diversamente. A questo punto ci hanno letteralmente fregato. Cioè sta roba qua potevo non dargliela e la trust scendeva. Ora la trust è 59. Magari cambia re e sistemiamo le cose, eh? C'è ancora una piccola possibilità. Peccato, perché a questo punto davvero potevo fregarli. Però a me fa paura questa cosa qua, che non hanno un rivale da mettere. E adesso decisamente odiano me. Vabbè dai, ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi. GG a tutti.